stelle nello sport. Tutti in campo per la Gigi Girotti. Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 35esimo appuntamento stagionale con il nostro magazine che apriamo ovviamente con le ultime raccomandazioni. Sono le ore decisive per l'elezione degli sportivi liguri dell'anno. Sul sito stellenellosport.com fino alle ore 12 del 3 maggio potete votare per il vostro rosso-blu cerchiato dell'anno, per i big, junior, green e per la società sportiva dell'anno. Contribuirete così a eleggere i campioni, personaggi, le società che celebreremo nella notte degli Oscar il 23 maggio al Porto Antico di Genova. Come sempre un'anteprima speciale per la grande festa dello sport. Annotatevi queste date speciali: giovedì 23 maggio, Galà delle Stelle, 25esima edizione. Le prenotazioni sono aperte alla mail info@stellenellosport.com. Come sempre ingresso con offerta per i volontari della Gigi Girotti, che doneranno a tutti un dolcissimo cadeau firmato Panarello. Galà delle Stelle 23 maggio e poi ovviamente tre grandi giornate di festa il 24, il 25 e il 26 al Porto Antico, con tutti i nostri eventi conclusivi, la premiazione dei contest. In queste ore, in questi giorni, la giuria è al lavoro sul concorso scolastico Il Bello dello Sport. Abbiamo, lo posso dare come anticipazione, superato l'incredibile soglia dei 10.000 elaborati, un record davvero straordinario per i 25 anni di Stelle nello Sport, così come è stato record con le oltre 430 foto del premio Nicali Iren. E allora adesso godetevi il viaggio nelle grandi iniziative, eventi, personaggi dello sport in Liguria, partendo da un evento che sarà sensazionale per Genova 2024, il World Football Freestyle Contest. Parliamo di uno degli eventi più importanti di calcio freestyle al mondo, un evento che non si è mai verificato a Genova e in Liguria, e quindi abbiamo l'onore di ospitarlo nel decimo anno della nostra attività. ASD Live Freestyle porta il freestyle da 10 anni nelle scuole calcio, nelle scuole, in tanti eventi. Cos'è il freestyle? Non è facilissimo spiegarlo, perché siamo partiti dai giardinetti pubblici ad allenarci con un pallone e adesso ci troviamo al Porto Antico con centinaia e migliaia di persone che verranno a vedere un evento organizzato da noi. Calcio freestyle è la libertà di esibirsi con un pallone da calcio, ma non con i soliti canoni che tutti conosciamo del calcio giocato, ma con l'espressione, l'espressività e la fantasia di un gioco, di un atleta, di un dribblomane. Proprio è la vera essenza dello sport. Uno spettacolo straordinario sul palco al Porto Antico il 24 e il 25 di maggio. Aiutaci a inquadrare l'evento. Si parte con le eliminatorie. Il 24 e il 25 sono i due giorni dove ci sarà questo contest. Abbiamo invitato atleti da tutto il mondo, ci hanno già risposto dalla Polonia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, da Panama, dall'Ucraina, e questi grandissimi campioni di questa disciplina si sono decisi a venire a Genova perché hanno visto come era organizzata la cosa e gli è piaciuta tantissimo. Quest'anno, come hai ricordato, ci sono più di 10 ragazzi nel college, infatti abbiamo dovuto ampliare il numero degli ammessi d'intesa con il Comune di Genova, con la Facoltà degli Studi dell'Università di Genova, per cui abbiamo 14 ragazzi da tutta Italia che studiano all'università nel nostro capoluogo ligure e che frequentano il nostro bacino di calma con il college Remiero e quindi con gli allenatori del college, gli allenatori federali. Un anno infine importante per Genova, che è capitale europea dello sport. Ormai i mondiali di Coastal e Beach Sprint sono alle porte. Si avvicinano a gran passo. Ai primi di settembre avremo due weekend in cui arriveranno da tutto il mondo atleti per sfidarsi
di fronte a Corso Italia nella disciplina del beach sprint e dell'endurance in due weekend differenti, quindi un appuntamento importantissimo che farà conoscere anche questa disciplina sportiva, speriamo, a tutta la città di Liguria. La partnership tra Shorba e Apnea Academy, Apnea Village, nasce perché avevamo bisogno di uno spazio come questo per poter portare avanti le nostre attività. Stiamo parlando dell'impianto sportivo nuotatorio più grande della Liguria. Istruttori saremo noi a bordo vasca, abbiamo tutta l'esperienza di 12-13 anni di apprendimento presso altre scuole, una scuola enorme che è Apnea Academy, che ci supporta, ci sussiste con tutto lo sviluppo per quello che è l'apnea e per quello che è il proprio benessere. Per quali età è riservata questa attività? L'apnea va bene dai 7 ai 99 anni, non diciamo 100 per non esagerare. A 7 anni possiamo già prendere i primi piccoli apneisti con i corsi CAD, Kids as Dolphins, che è una disciplina apposta, una nicchia di Apnea Academy per l'educazione apneistica dei bambini, fino ai 13. Dai 14 anni possono iniziare il percorso insieme agli adulti, e quindi c'è un percorso, diciamo, iniziale open, avanzato, deep, e quindi c'è tutto un percorso di crescita. Posso dirvi che l'apnea, oltre ai corsi, è anche apnea agonistica, dunque gare tramite la federazione, e c'è un mondo anche lì di sana competizione dove potersi confrontare e migliorare ovviamente le performance grazie ad attività e gare in tutta Italia. E abbiamo avuto una prima fase, ringrazio appunto gli studenti del Barabino CLE che hanno, diciamo, aderito a questa nostra iniziativa, che è una delle tante iniziative che vuole far sì di promuovere il nostro sport e allo stesso tempo coinvolgere il più possibile la cittadinanza e quindi anche i giovani. Sono arrivati 7 progetti, di questi 7 progetti c'è stata una prima fase sui social, di queste ne sono scelte 3, ne sono rimaste in gara 3, che le ricordo: il polpo, l'acciuga e la lanterna. Di queste 3 ne verrà scelta in pratica una che rappresenterà appunto la mascotte dei campionati europei nel 2025. Sarà chiamata a valutare queste 3 creatività finalista, e anche una giuria di qualità che avete coinvolto, e tra l'altro all'interno della giuria c'è anche una persona del settore. Ma di non dimenticarmene nessuno, diciamo, abbiamo, a partire dal presidente della regione Liguria Totti, al sindaco di Genova, agli assessori Simona Ferro e Alessandra Bianchi, a Sport e Salute CONI, e in più le 11 società, i presidenti delle 11 società delle società liguri di scherma. Avremo anche un personaggio che è Diego Santamaria, che è competente, diciamo, nel settore, e quindi lui è il presidente di questa giuria di qualità che dovrà decidere, come dicevo prima, fra le 3 mascotte arrivate in finale, quella che sarà l'effettiva mascotte a rappresentare gli europei Genova 2025. E noi andiamo alla scoperta della città le domeniche pomeriggio. Diamo la possibilità a tutti i ragazzi di un'attività inclusiva che permetta appunto di tenere tutti questi ragazzi insieme, svolgendo diverse attività in giro per la città, che sia andare al cinema, visitare musei, andare in discoteca una volta al mese, che è un delirio, in positivo ovviamente. Però sì, il nostro obiettivo è appunto quello di includere i ragazzi anche esternamente a delle attività sportive, in modo appunto da farli unire sempre di più in qualsiasi ambito, non solo su un campo, ma cercare di fargli vivere anche dei concetti di vita quotidiana, e appunto girando la città o scoprendo nuove cose all'interno della nostra fantastica città. Qual è la loro reazione? La loro reazione è pazzesca, nel senso che abbiamo avuto dei riscontri eccessivi, forse addirittura tante volte. Abbiamo dei numeri incredibili che non ci aspettavamo neanche noi, facendo attività relativamente anche a volte fin troppo statiche, come appunto andare in un cinema dove comunque stai seduto a vedere un film. Di per sé ha avuto un riscontro invece molto molto alto, e abbiamo avuto numeri veramente spropositati che ci hanno permesso appunto di poter continuare questa attività anche nel tempo, e questo da noi è estremamente apprezzato, perché il nostro obiettivo è quello di riuscire a includere più gente possibile, appunto per riuscire a creare questa inclusione all'interno del nostro gruppo.
Hip Hop in via Maiorana, una delle tante attività nella palestra Ardita 3. Quali sono, insomma, le caratteristiche, quali punti di forza che proponete a chi si rivolge a voi? Allora, i punti di forza sono cercare di incrementare la sicurezza, cercare di far crescere come persone e soprattutto come artisti, e far entrare questi nuovi ragazzi, questi bambini che non si sono mai affacciati nel mondo della danza. Io cercherò sempre di farli sentire in un posto sicuro e per farli crescere all'interno dell'Ardita come ballerini a 360 gradi e soprattutto all'interno della disciplina che è l'hip hop. Martedì e venerdì dalle 17 alle 18 hip hop bambini, dalle 18 alle 19 hip hop ragazzi. Ma ottima risposta, considerando che anche che il calendario non era favorevole, perché domenica ci sarà una grossa manifestazione nazionale a Lignano Sabbia d'Oro, ma vedo che le società di diverse regioni hanno risposto alla nostra chiamata in maniera molto molto entusiasta. I numeri di questa edizione? Ma numeri che tornano a quelli pre-Covid, perché abbiamo quasi 300 atleti iscritti e abbiamo quasi 700 presenze gara, quindi diciamo siamo più che soddisfatti, uno sforzo organizzativo importante ma ripagato da questa affluenza, da questa partecipazione. Il Waterdome è una grande manifestazione che è sentitissima dall'Unione Sportiva di Gonzatti, perché celebra il 60° anniversario di un importante momento per noi, la dichiarazione di presa di possesso dei fondali marini per conto dell'umanità dal nostro fondatore Luigi Ferraro, Jacques-Yves Cousteau e dall'ACMAS. Oggi la prima tappa è ancora poi il 9 giugno insieme all'ODB di Spazio Apnea, un'organizzazione di volontariato, e avremo anche ospite Umberto Pellizzari e andremo a pulire i fondali della Baia di Sturla con più di un centinaio di subacquei. E ancora il 15 giugno un torneo di pallacanestro, un 3x3 insieme al basket Sestri, perché a noi lo sport piace tutto, e il gran finale il 28 giugno a bordo e ospiti della Rhapsody, della flotta di grandi navi veloci di GNV. Canottaggio, nuoto, hip hop, apnea, i nostri amici del Bic Genova con il progetto Bic City, insomma ancora una volta un viaggio bellissimo che potrete come sempre rivedere in podcast sul nostro canale YouTube, sul sito stellenellosport.com. Attenzione ai canali social di Stelle nello Sport, queste sono le settimane in cui troverete tantissimi consigli, attività, informazioni per vivere un grande mese di maggio all'insegna dello sport.